Carrefour a marca 2018, cosa sta cambiando nella grande distribuzione? Tiriamo un pochino le somme di questi due giorni di manifestazione. Vedendo un po' gli argomenti trattati nei vari seminari che abbiamo visto e vedendo anche un po' gli espositori, l'attenzione al consumatore, soprattutto sulla parte di benessere, che può essere, che comprende tutto ciò che può essere biologico e senza glutine, comunque una parte che sia di benessere per il consumatore ma per l'ambiente, su cui stiamo lavorando anche noi, sta prendendo sempre più piede, perché è uno dei bisogni, diciamo, si può dire dal punto di vista di marketing, latenti, che sta emergendo in maniera molto forte, e i numeri sono anche dalla parte del commercio, nel senso che sono ancora, si può dire, prodotti un po' di nicchia o comunque premium, ma che comunque hanno tassi di crescita molto molto elevati. Si parla sicuramente di attenzione all'alimentazione, quindi più sana, biologica, gluten free eccetera, ma anche di detergenza sostenibile. Come si sta muovendo Carrefour appunto verso questa direzione, questa esigenza del consumatore? Allora, a livello di gruppo, proprio gruppo mondiale, i progetti di CSR, come si dice, quindi social responsibility, sono uno degli asset strategici dell'azienda, per cui noi lavoriamo sia dal punto di vista di luci, di consumo energetico nei punti di vendita, ma soprattutto attraverso i prodotti, per esempio i prodotti della filiera controllata. Stiamo facendo dei progetti di sostenibilità, per esempio a salvaguardia delle api, quindi togliere alcuni antigri crittogamici che possono danneggiare le api, che sono fondamentali. Stiamo sviluppando enormemente dei prodotti biologici, per esempio, che è un trend molto forte sia nel fresco di cui mi occupo io, ma anche nella parte, diciamo, più grocery, per cui sostanzialmente è anche nelle linee vegetali, per cui uno degli asset strategici per il prossimo anno sarà questo, per esempio anche di pulire le etichette, quindi anche dei prodotti confezionati il più possibile arrivare alla famosa clean label, quindi ovviamente non si può togliere tutto, ma sicuramente limitare e cambiare quelli che sono alcuni ingredienti della ricettazione. Hai parlato anche di packaging sostenibile, in questo caso come si muove Carrefour? Packaging sostenibile, ovvio che cerchiamo di avere coerenza tra il prodotto e il packaging, quindi nel biologico si sta cercando di avere packaging siano in linea con quel tipo di prodotto, e quindi tutto materiale compostabile o comunque che abbia una valenza biologica o comunque insomma a tutela dell'ambiente. Ovviamente sui prodotti di mass market è un lavoro un po' più delicato, si può parlare di riduzione in ballo come nell'acqua, della plastica, sicuramente è uno degli assi di lavoro. Diciamo, purtroppo bisogna anche considerare poi il servizio al cliente e l'applicabilità sul punto vendita, però ripeto, il CSR è uno degli assi principali del prossimo futuro di tutto il livello del gruppo a livello mondo. Perfetto, complimenti e buon lavoro. Grazie, grazie a voi.